Di fare luce su ulteriori scarafaggi, ce ne sono tanti, io farò vedere solo alcuni oggi e finiremo con questo bellissimo video. Questo qua sì, è uno scarafaggio anche lui, ti ha preso in giro, pecora, ma tu purtroppo siccome non lo sai, ma adesso lo scopriremo. E questo ho fatto un logo ieri, ho modificato il logo Pfizer con P Putzer. Perché insomma questi ovviamente questi stanno lì in alto, hanno il sangue giusto, tutto quanto, controllano la pecora e ovviamente loro non se lo mettono, non sono matti, no? Il coso magico, ma la pecora invece gli si dice che sì, prima questi attirano la pecora e poi gli si dice: ma pecora, ma certo lo devi fare il succo magico, pecora, che c'è il nemico invisibile, la pecora. E oggi volevo farvi vedere così a volo qualcuno dei scarafaggi, non tutti, ce ne sono tanti. Lasciamo per qui arriviamo al top. Qualcuno che spulcia i scarafaggi già conosce chi è questo qua, però lo vedremo alla fine. Mentre tocca la tetta in un video così, rap così, no? Hip hop. Ma vediamo alcuni famosi, diciamo, questi qua, tutti controlled position. Respira. Ho fatto un video su questo. Poi, questo l'abbiamo visto. questo è il puzzo, l'abbiamo visto. Ora, poi vabbè, ci sta. Questo col macchinone là e la gente non riusciva a capire che lo prendeva in giro. Tutti e due questi, quindi due in uno qua. E poi passiamo a questo mostriciattolo qua, che ha fatto un po' di teatro per la pecora. Lui senza museruola, questi lo stanno portando via. Una volta che ha acchiappato la pecora, poi gli dice, adesso parte il video, suo bellissimo, con un Twitter suo che dice: da vaccinato non mi sento affatto in pericolo, se uno che non ha fatto, insomma, il problema è l'obbligo, le solite cose che dicono sempre. E qui l'ho preso in una posa un po'. E qui la stessa cosa, io mi vaccino, okay. No, ma sentiamo cosa dice proprio lui al volo. Vediamo se c'è il video. Sempre sul canale Covid truffa. Il consiglio l'ho detto sull'altro video. Via. Per questo fare il vaccino è un dovere, è una scelta giusta. Io lo farò. E voi ascoltate. Spero che Sgarbi si vaccini. Dove sta Sgarbi? Ti sei vaccinato già? Hai preso lo Sputnik? Sì, ho fatto il vaccino antinfluenzale che prescriveva o consentiva il Parlamento, ma l'ho fatto a Ferrara con il mio medico curante Andrea Zamboni. E poi sono favorevolissimo a ogni vaccino, come quelli che facevo da piccolo per il morbillo. E questo Venturo mi sembra una luce in fondo a un tunnel. E in tempi in cui si è persa la coscienza di Dio e l'aiuto del cielo, è l'unico Dio che abbiamo, San Vaccino. Per cui non vorrei dubitare di lui, non posso dubitarne. Il Dio Vaccino. Non capisco neanche bene quelli che ne fanno una questione generale. È evidente che un vaccino deve essere provato per non avere controindicazioni e che quelle che sono annunciate dai Novax sono delle ipotesi per dimostrare che c'è chissà quale complotto, chissà quale. Io credo invece che ci sia da parte della ricerca e della scienza. Ecco, Paolo, tu vedi questi in TV che te fanno pia il succo magico a te e loro ovviamente non se lo fanno il succo magico. Nonostante la fottenza dell'industria farmaceutica, la volontà di trovare... Se tu sei così stupido da cascacce, tu te lo meriti il succo magico. È una soluzione per riprendere la vita normale. Quindi la vedo in maniera molto semplice, molto laica, insomma. Senti, ma Vittorio, visto che ti io ho... Io deciderò. Io farò il vaccino. E per uscire da questa condizione di prigione, per uscire dalla condizione di malattia, anche di quelli che sono sani,
cure che pensiamo. Anche tu, pecore, che ti credi sano. Ma ragazzi, questo ce lo stanno dicendo chiaramente. Il secondo fa fuori, però. Dormire. Che il vaccino è una garanzia per gli altri. L'idea è che tu non sia più un nemico che viene guardato come quello che può trasmettere il contagio. Per questo suggerisco a quanti mi ascoltano, ai lettori di Gente, di fare il vaccino. A me toccherà tra marzo e aprile, quello che ho capito. Lo farò. Noi dobbiamo tornare liberi e dobbiamo consentire agli altri di essere liberi davanti a noi. Per questo fare il vaccino è un dovere, è una scelta giusta, anche a costo di rinunciare a qualcosa di cui siamo convinti. Per cui vita. Io lo farò. E voi ascoltatemi. Perché siete a pago. Esponente dell'ultracast. Questo Covid truffa, però numero uno, chi cazzo sei? Perché non te fai vedere? C'hai paura di ste cose? Quando uno fa una cosa così di nascosto, già dimostri che non c'hai le palle, dai, metti chi sei. E poi un'altra cosa che ho visto nei suoi video è che lui non arriva oltre i politici. Questo qua, Covid truffa. Però comunque, sempre meglio del zero che c'è oggi. Comunque, ho fatto un bel video. E queste sono le critiche, per il resto è un bel canale. Cioè, vai oltre i politici, questo qua è un massone, vero? Svegliati, anche tu che dovresti essere sveglio, insomma, ci avresti. È come se mi stai dicendo, sapete che i lupi fanno male, sono cattivi, certo. Un altro vostro eroe che molti ancora non ci arrivano, questo qua. Adesso ci arrivi? Arrivi, detto, lo dice anche lui qua del video. Bacco, Sgarbi e altro mostriciattolo. Tarro, l'ho fatto vedere diversi posti dove faccio vedere. Non è dalla tua parte, però. Ok, questo video è fatto. Andiamo da un altro mostriciattolo. Intanto qua volevo far vedere questo insieme di come fanno vedere che mi stanno censurando, cioè il controlled position, cioè la posizione controllata che dice guarda mi censurano. Anche questo è il bio blu americano, Alex Jones. Qui c'è il grande David Icke, grandissimo, testata cazzo. E chi abbiamo qua? Questo ma l'abbiamo già visto questa. Sì, l'abbiamo già visto. Ah, Michetti adesso, c'è un nuovo mostriciattolo, cioè, tra i scarafaggi che bisogna fare un po' luce così scappano, c'è questo certo Michetti, l'ho scoperto proprio oggi, scusatemi se non so, questo a quanto pare stava quasi per diventare sindaco di Roma, e radio, quindi centrale del latte, dei scarafaggi, e sentiamo come parte lui, perché poi farò vedere questo, diciamo, no, ragazzi, ecco. Lui parte su Radio, ha fatto diverse interviste dove dice vaccini no, perché sono incostituzionali, vi spiego perché non possono imporci il vaccino. Ed ecco qui che si fa il vaccino, pecorella. E qui con un altro.
dei suoi fratelli mascioni che tappia per culo. E questo era Michetti Bulio Bianco. Ma qui mi hanno segnato, però a sto punto faccio vedere qua che volevo fare un'altra cosa solo su lui, però poi. Ah, arriva la routine qua al paese. Buono, cose utili. E qui c'è la cuffia senza fili. Non è escluso che questi sono dementi, veramente sono controllati anche loro mentalmente ed effettivamente si avviano il succo magico, cioè, non è da escludere questo, il che sarebbe ancora più bello, no? Come dice la Bibbia, che Dio gli toglierà il cervello a questi stronzi che se lo meritano e li farà andare dal serpente con i propri piedi. È possibile, è possibile. Quindi passiamo al pezzo forte del gioco. E vi ricordate che c'è stato questi tre medici che ferma uno col megafono che andava per strada, non c'è nessuna pandemenza, che dicevano, e l'hanno fermato e l'hanno sedato, come si dice. E questo era il suo fratello che è spuntato fuori subito dopo questo fatto qua. E faceva interviste ovunque, quindi si capiva che era una cosa tutta. E poi si capisce anche che sta da 666 qua. E intervistato qui dal centrale di Scarafaggi. Chi dice che non esiste il virus è in errore. Alla stessa maniera, il SARS-CoV-2 è un virus che esiste. E quindi prima lui faceva tutti, quindi il fratello di, che poi avete scoperto, questo qua è il tipo che gli hanno fatto il TSO. Questo qua. Però lo vedremo alla fine del video. Questo era il suo fratello che andava, faceva interviste a destra e a sinistra, parlando, guarda cosa hanno fatto a mio fratello, questo è il nuovo ordine mondiale, cioè diceva di tutto. E poi, quando è arrivato il tempo dei succhi magici. Chi dice che non esiste il virus è in errore. Alla stessa maniera, il SARS-CoV-2 è un virus che esiste. Capito? Opposizione controllata, non mette mai in dubbio The Virus. E questo invece è il fratello, che sarebbe questo fattone qua che fa video rap. Però hanno detto usiamo te, sai, un po' così. Qui mentre tocca una tetta de una che ha preso di per strada, e le Iene l'hanno intervistato. Sedato e legato, un paese civile permette tutto questo? Io credo che tutta sta roba qua è stata fatta per aprire le pecore, perché psicologicamente uno che vede una cosa del genere e diciamo che si spaventa, no? Aspetta, volevo far vedere prima questo. Pandemia, gente, andiamo, Questo è quello. E guardate com'è il video fisso. Mascherine, e Questo è dovete proprio il video che si è andare a fermato lui. parlare la lingua, a chi vi ha pensato? Era tutto programmato questo. No, ma dicono che non pensano, che non pensano, sono dentro qui. Si è fermato proprio davanti alla telecamera. Perché dico alla mia popolazione, cerco di svegliarla, cerco di dirgli la verità. Io ho detto, ragazzi, non c'è nessuna pandemia, svegliatevi, levatevi le mascherine, iniziate ad aprire negozi, ad entrare nei locali e a unirvi nella consapevolezza vera che qualcuno si svegli e che faccia risvegliare gli altri. Invece no, questo dà fastidio a questi individui. Guardateli, guardateli. Sono delle persone che praticamente non hanno capito un cazzo del mondo e allora praticamente sono quei miei fratelli che si stanno facendo usare Hai detto bene, sono tuoi fratelli, sì. dal sistema per andarmi contro. C'era l'altro video che fanno vedere in questo fatto qua, no? Dal balcone adesso, inquadratura dal balcone.
C'è una cosa sospetta perché secondo me perfetto al posto dove è successo tutto, perfetto. Ma soprattutto sentite che dice lei adesso. Mi stanno chiamando. C'è uno che vede, non ti uscirebbe la parola, lo stanno sedando, è molto tecnica un po' come parola, no? Lì per lì dice, ma che stanno a fare? Tipo, dici qualcosa così, no? Mi stanno a fare la puntura? No, sedando. E lì capisci, insomma, che era tutto. Per non far muovere le altre pecore, perché gli dicono, guarda pecore cosa ti succede se fai una cosa del genere. La fortuna di questo ragazzo è che è massone. Qualcuno l'ha ripreso con il cellulare, altrimenti neanche il fratello l'avrebbe caduto. Che culo, c'erano una telecamera là. Adesso quello che vi chiedo è di condividere il più possibile in questo video. Condividiamo il scarafaggio. E voglio che tutta l'Italia sappia che il prossimo Dario Musso potresti essere tu. Capito? Il prossimo a finire come lui potresti essere tu, pecora. Capito, pecora? E diciamo che insomma da lei potresti anche usare la testa. E Local Team, un altro Scarafaggio Central, lui qui al Piazza del Popolo parla ai gilet arancioni. E qui vediamo una fenice vediamo se riusciamo a muovere questa finestra. Here we go, this is a phoenix. Molto significativo perché è un po' lo stesso concetto del ordine dal caos, no? Bruciare per rinascere, no? La fenice è questo uccello che non esiste, una cosa così mitica, che rinasce dalle ceneri, no? Questo dice la leggenda. E per loro rinascere, per questi fratelli, rinascere è un segno di avanzare, no? Loro si possono sacrificare, potrebbero causare, per esempio, il fuoco, il casino, perché poi rinasceremo meglio, no? E lui qua sta facendo un'intervista dopo che l'hanno, fra virgolette, violentato con quella punturina. Qui sta a Roma il tram e guarda che dice. La stessa cosa che ho detto l'altra volta, cioè se tu dici che ci potrebbe essere un virus modificato, per esempio che è uscito dalla Cina o quello che cazzo vuoi tu, è come se stai ammettendo che può essere pericoloso, no? Che può essere trasmesso. Quindi questi qua, l'opposizione neutrale non dirà mai che non c'è nessun, e non lo posso manco dire, nemico invisibile. Non c'è mai stato, se c'è stato è stato modificato. Risentiamo. Dall'uomo. Ok, lui è solo, poverino. Ad inculcare nella testa tutte le stronzate, quello dovreste credere, voi dovete credere al sole, che illumina il creato. Dovete credere al sole, molto significativo. Come? Cercare di dire la verità, ti prendo, ti SO. Ma non è che ce l'hanno con me, personalmente con Dario Musso, ce l'hanno con le persone che ti sentono quello che loro vogliono imporre a tutti. Perché semmai ce lo risvegli. Capito? Voleva, lui lo spiega anche, lo dice anche lui qua, che l'hanno fatto, quello che mi hanno fatto il teatro per non far fare altre cose simili all'altra paio, diciamo. Questo, il messaggio era questo, iniziamo a mettere questo davanti a tutti, la patria, l'Italia, iniziamo da male questi colori, tutta scomoda, quindi non è difesa del nostro tricolore, facciamo ad esempio verso gli altri popoli, e possiamo prendere esempio e unirsi alla rivolta che mi auguro scaturisca in Italia.
ti voglio bene, un saluto, questo è Dario Musso, ciao. E qui è dopo, insomma, perché allora alla fine un po' di casino interesserebbe anche, però loro hanno comunque qualsiasi opzione, cioè piano B, piano C, no? Nel senso che alla fine a loro, se la gente si protesta, è anche funzionale, no? E questo è il fratello, perché poi c'è la scusa per fare legge marziale, più repressione. Però non ci sono riusciti perché hanno spaventato un po' troppo la pecora. Però comunque non è che il piano, cioè comunque noi stiamo andando dove loro vogliono. E loro hanno il controllo tutto. E quindi questo è il fratello che... questo qua. Popolo arancione qua. Per la Costituzione. Ecco, lui baciava la bandiera massonica italiana, in mano a loro, inventata da loro. Cioè. E in una posa abbastanza rivelatrice. Allora, finiamo con Musso, però finiamo con una cosa un po' artistica, perché i Scarafaggi sanno essere anche artisti. Ma vi... anche se l'audio non è perfetto quando, perché non c'ho con questo programma modo di registrare, quindi registro così da fuori l'audio, sentite bene il testo di queste canzoni qua, perché sono molto ma molto significative. Vediamo se riusciamo a sentire qualcosa. E comunque se non si riesce, vediamo un po' se... no, non te lo fa. Comunque vediamo se faccio così. Devo spostare per far vedere il testo, il titolo. Ah, visto che ci siamo, mettiamo un pollice giù. Comunque, è Amen sta parola, Street Video. Quindi il titolo è Amen. Amen Ra era in Egitto, un po' di significato la roba. In Egitto poi erano... altri mostri cieli, no? Noi siamo ancora in Egitto, però insomma. Sentiamo questa cosa, che è bello da finire questa robetta. E Carnefici Film presenta Scarafaggio. Sentite le parole, molto importanti. Parlare di se stessi fa sentire meglio gli altri, conoscenti bastardi, pronti a ingannarti. Guardati allo specchio, non pensare di tradirti, man. Illudersi fa male, stare fuori dal sociale, recitare ogni qualvolta fingi di socializzare. Voce del verbo rappare, mica pare, non mischiate le realtà, le mie sono storie vere. Fare la scelta che sai ti porterà a morire, ci sei dentro fino al collo, vincere per non soffrire. Ormai quello che so fa parte di me stesso, e anche se mi parla Gesù Cristo resto questo. Troppe faccende vissute per l'asfalto, non sono un personaggio anche se il mio posto è in alto. Cane bastardo lo fa come gli viene, padre pare che porta un altro sangue nelle vene. È come un individuo che esprime l'interiore, guardalo negli occhi, non sono solo parole. C'è più, molto più di quel che vedi, quello che senti, i suoi fallimenti. È come un individuo che esprime l'interiore, guardalo negli occhi, non sono solo parole. C'è più, molto più di quel che vedi, quello che senti, i suoi fallimenti. Questa parola mi spaventa, cosiddetta musica, sarò banale per lei, indosserò una tunica. Ehi, madre di vita mi accompagna nei guai, la cerco e mi fa stare bene come nessun'altra mai. Divento vero umile al suo cospetto, io che ne so poche di note di solfeggio. Tutto nasce dall'amore per il creatore, un uomo senza Dio è un uomo senza onore. Scrivo il dolore di un'esistenza vana. Infatti la canzone si chiama Blasfemo 2012, sta dicendo di tutto, il sangue è diverso, sono un cane bastardo, cioè sta dicendo di tutto, però anzi non dovevo manco fermarlo il video, però sentite bene il testo, te lo sta dicendo proprio in faccia. Italiana, finti figli di puttana, scrivere rime solo perché va di moda, infami che ne parlano sconoscono sta roba. Musica, tu sei diversa nel mondo, suoni per la gente che in te trova conforto, fai stare bene pure se va tutto male. Non...
fai stare bene oppure se va tutto male, la musica, è vero. Sentite, infatti io devo prendere il testo di questo pezzo, perché ci sarebbe da analizzarlo piano piano, perché c'è di tutto, tutto, bestemmia Dio, a un certo punto uomo senza Dio, dice di Cristo. Non ho mai scritto di meglio, anche se è superficiale, è come un individuo che esprime l'interiore, guardalo negli occhi, non sono solo parole, c'è più, molto più di quel che vedi. Cioè, molto più di quel che vedi, te lo sta dicendo. Quello che senti, sui fallimenti, è come un individuo che esprime l'interiore. Tanto qui un po' artistico diventa il video, comincia quasi porno, diciamo. Guardalo negli occhi, non sono solo parole, c'è più, molto più di quel che vedi. Quello che senti, sui fallimenti, la parola mi spaventa. Cosiddetta musica è un discorso generale, il mio, poesia è ritmica, non ne so nulla. La scrivo marcia, chi mi conosce sa che le assomiglia alla mia faccia. Sì, marcia come te la musica. Cioè. Ok, spegniamo, abbiamo fatto un po' di luce su altri scarafaggi. Ciao, ciao.